E salve a tutti, let's player, benvenuti sul mio canale. Il mio nome è Unforgamer85. Oggi siamo in questo nuovo video. Raga, questo è un video che non avrei mai creduto di fare, ma alla fine oggi lo sto facendo. Vi voglio proporre la mia video collezione. Tranquilli, era il mio, ragazzi. La mia video collezione dei giochi. Giochi sia per Nintendo DS che 3DS. Dato che quelli del 3DS ne ho solo 4, ho deciso, ve li faccio vedere tutti insieme, così almeno vi faccio un'unica carrellata di quello che ho. Partiamo con i giochi per il 3DS. Partiamo col primo, che è stato anche l'ultimo che ho recuperato, che è stato grazie a un mio amico, Luigi's Mansion 2. Ne ho solo la cartuccia. Praticamente questa cartuccia la trovò un mio amico per terra e me la consegnò. Veramente un capolavoro di gioco. Io giocai anni fa al... Provai anni fa su emulatore il primo Luigi's Mansion per GameCube, ed è veramente fenomenale, raga. Come potete vedere, raga, pure del DS non ne ho tanti in copia fisica, perché io, ovviamente, come tanti ragazzi della mia età, quando all'epoca di Nintendo, avevo questa. Quanti ricordi. Comunque, andiamo avanti con i giochi. Parlando di quelli per il 3DS, Super Mario 3D Land, raga, fenomenale. Platform unico, veramente. Anche se è un po' troppo facile a mio parere, io l'ho finito in soli 2 giorni. Però un platform, veramente una killer application è stata questo gioco per il 3DS. Infatti ricordo molti dei bundle, incluso col 3DS, erano o con questo gioco o con Mario Kart 7. Io per dirvi, ragazzo, 3DS l'ho preso proprio al lancio, al Natale dell'anno in cui uscì, l'ho preso. Fenomenale gioco, veramente un platform che vi consiglio di giocare, che è bellissimo anche se la campagna dura poco. Prossimo gioco, più che altro, raga, dura poco se siete bravi, se siete campioni di platform. Rayman Origins, raga, mamma mia. Io vi giuro, grazie a questo gioco mi sono riappacificato la saga di Rayman, perché praticamente dopo quelle cagate che avevano fatto sui 2 capitoli con i conigli, che Rayman non si vedeva più, si vedevano solo quelle merde totali. Dopo Rayman Raving Rabbids era morto, praticamente. Con l'arrivo di questo titolo, Rayman è rinato. Devo dire la verità, la Ubisoft ha fatto un capolavoro di gioco. Questo Rayman è ambientato addirittura prima del primissimo Rayman per PlayStation 1, è ambientato. Però è fantastico, raga, ve lo giuro, provatelo che ne vale la pena. Veramente un gameplay unico, eh. La cosa un po' che mi dispiace di sto gioco è che per la versione portatile come 3DS e PlayStation Vita, perché ho provato anche la versione PlayStation Vita, non si possa giocare in multiplayer con un amico. Però per il resto è veramente un capolavoro. Oh, provatelo. Altro capolavoro, raga. Questo l'ho preso da 1 euro a soli 10 euro. Metal Gear Solid 3D Snake Eater. Praticamente chi non conosce questo gioco, si tratta del primo fanta nel prim no, del primo Metal Gear, scusatemi, di Metal Gear Solid 3, ovvero ambientato nella linea temporale, il primo gioco ambientato, ovvero nei panni di Big Boss, nel quale combatteremo con Big Boss. Veramente fenomenale. Oh, il bello, subito inizio il gioco, raga. Dico, nelle prime zone trovate un easter egg, che non vi dico quale perché non voglio fare spoiler, per chi magari o lo sta giocando o non ha mai giocato. Non voglio dirvi che easter egg si trova, ma è fenomenale, raga. Provatelo, come vi consiglio di provare la sua controparte originale per PlayStation 3, PS2 e vabbè, e via dicendo. Passando ai giochi per Nintendo DS, perché quelli per 3DS sono finiti. Abbiamo subito, iniziamo con questi che sono senza cartuccia, perché li facciamo subito. Abbiamo il mio cucciolo amici amici, questa era di mia cugina, raga, me l'ho regalato. Principesse sul ghiaccio, trovato per terra, giuro, per strada l'ho trovato e l'ho preso, perché non sapevo manco che gioco fosse. E altro gioco, porca miseria, il mio cucciolo Fidi Eroi. Questo pure era di mia cugina, me l'ha voluto regalare, me l'ha voluto.
non me ne facevo niente, perché praticamente io da bambino ci giocavo di più rispetto a lei con questi giochi, perché lei pure come me aveva l'R4 e ho detto no, sì, te li regalo. Ecco un grande capolavoro che mi veramente mi ha tenuto incollato al Nintendo per un casino di ore, New Super Mario Bros. Veramente ragazzi, un capolavoro. Veramente, veramente. Una rivisitazione del primo Super Mario Bros. Per NES fatta alla grande, che vi giuro non mi sarei aspettato veramente con un gameplay così alto. L'ho finito tutto, ma ci ho bestemmiato anche. Ci ho giocato anche molto in multiplayer con gli amici, ho giocato soprattutto nei minigiochi, ricordo le partite fatte tipo nel poker figurato o nelle varie sfide. Era veramente fenomenale, raga, ve lo giuro. Ve lo consiglio, dovete giocarlo. Dovete giocarlo assolutamente, sto capolavoro. Eccoli, difendi la foresta. Non l'ho mai capito più di tanto questo gioco. Tra l'altro non mi è mai piaciuto sto granché. Sarebbe una sorta di gioco d'avventura. Non l'ho neanche capito. È stato un regalo dei miei genitori, è stato. Inoltre raga, potete vedere nella mia collezione non c'è neanche un gioco di Pokémon, perché purtroppo i giochi di Pokémon costano l'ira di Dio, costano. E vabbè. Comunque, veramente. Io i giochi di Pokémon, raga, vi ripeto, li ho giocati, ma su R4 li ho giocati. Questo, raga, è stato un titolo che sì, ho giocato, ma l'ho abbandonato anche subito. L'ho abbandonato dopo poco, perché non mi piaceva, era troppo macchinoso, a mio parere. Mia madre riuscì a finirlo, io ci giocai veramente talmente poco che l'ho abbandonato subito. Fatto addirittura dall'Atari. E l'Atari sappiamo che non è che abbia mai fatto sti gran capolavori di giochi. Prossimo titolo, Madagascar Cards. Questo è stato il secondo gioco per il Nintendo DS che presi. Ci ho giocato abbastanza, ragazzi. Ci ho giocato veramente. Non ho mai completato il 100%, ma devo dire la verità, mi è piaciuto. Devo essere onesto, mi ha fatto divertire parecchio sto gioco. Non lo tocco da tantissimo, non lo tocco. Magari prima o poi lo giocherò, ma l'ho giocato sempre in single player. Non ho mai trovato qualcuno che giocasse in multiplayer. Inoltre c'erano pure dei personaggi extra che non c'entravano niente con la saga di Madagascar, ma che comunque erano della DreamWorks. Tra cui, per dire, Shrek c'era, oppure l'alieno, quello di Mostri contro Alieni. C'erano personaggi fenomenali, a mio parere. Questo, raga, è un gioco che se siete amanti dei giochi di macchine e soprattutto di Madagascar dovete provarlo. Prossimo gioco, che è stato anche quello che mi è stato regalato insieme al Nintendo DSi, è Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Ora, raga, parliamo attentamente. Io di Harry Potter ne sono un grande amante, sono un fan della saga. Cioè, ho giocato quasi tutti i giochi, non ho giocato né i Lego, vabbè, i Lego sì, stavo giocando sui emulatori su PSP, i capitoli di Lego Harry Potter, che intendo recuperare. Non ho mai giocato i Doni della Morte, né l'1 né il 2, ma intendo quanto prima prenderli, perché spero di completare la collezione dei giochi di Harry Potter, perché li possiedo ormai tutti, li possiedo praticamente, mi mancano solo i due capitoli sui Doni della Morte. Questa versione per Nintendo DS non è fra le migliori, ma diciamo l'ho consumata, perché comunque essendo l'unica che possedevo all'epoca ci ho giocato anche abbastanza, Mi sembra l'ho trovato anche su Game Boy Advance sto gioco. No, forse no. No, non c'è questo su Game Boy Advance. Fino al calice di fuoco erano su Game Boy Advance. Comunque questo, raga, sì, non è malaccio alla fine, è divertente. Però potevano farlo meglio, sinceramente. Prossimo gioco, una killer application che è veramente rarissima, Wario Master of Disguise. Questo, raga, l'ho presi anni fa, ricordo, lo trovai in una festa sto gioco. Per 10 euro l'ho presi perché mi interessava, mi incuriosì sto gioco. Veramente un capolavoro. Non l'ho mai finito perché è difficilissimo questo gioco. Inoltre questo gioco, scusate un minuto, c'è
aveva, non guardate, non soltanto il libretto al colore, ma è in enciclopedia sto libretto. Veramente, raga. Inoltre, guardate, le cartucce, le custodie per Nintendo DS potevano pure contenere i cosi, potevano pure contenere le cartucce Game Boy Advance. Veramente fenomenale, provatelo perché ne vale la pena. Prossimo capolavoro, che chi mi conosce lo sa, io che adoro questa saga, Yu-Gi-Oh! GX Spirit Color. Non l'ho mai finito, raga, perché è lungo come gioco, ma è molto molto lungo. L'ho preso io a distanza di tanti anni, l'ho preso questo gioco, l'ho preso mi sembra che facevo la prima media, quindi 5-6 anni fa. Vi dico, avevo 11 anni quando comprai questo gioco. Lo pagai 10 euro. Lo presi a un negozio. Lo trovai. Ho detto, questo lo devo avere. Essendo che ero un amante della saga di Yu-Gi-Oh, l'ho preso usato. Faccio vedere. Purtroppo il gioco non includeva il libretto, ma è bello proprio l'artbook dietro che è stato creato. Questo è un gioco sotto licenza Nintendo. È veramente, vi giuro, è spettacolare. Provatelo, mettetevelo su emulatore, su emulatore, su R4. Raga, scusate un minuto. E per finire, dulcissimo in fondo, raga, devo sbrigarmi. Mario e Luigi, viaggio al centro di Bowser. Veramente, raga, è un GDR RPG veramente fenomenale, come tutti gli altri capitoli della saga di Mario e Luigi, che non mi ha dispiaciuto. Non l'ho finito perché sono rimasto bloccato a livello della carota con Bowser. Però comunque, veramente, raga, ve lo consiglio di provarlo perché è fantastico. Avrei voluto finirlo, però peccato, dai. Bene ragazzi, questa era la mia collezione di giochi per Nintendo DS e 3DS. Spero vi sia piaciuta. Io vi saluto e ci rivediamo al mio prossimo video. Vi ricordo, come sempre, trovate tutte le mie pagine in descrizione, fra cui Facebook, Instagram e tutto il resto. Io vi saluto e ci rivediamo alla prossima.